progetto Left a Man ci ha permesso di superare confini geografici e barriere linguistiche, e penso che questo sia indispensabile per portare avanti un progetto che lega Frontignone e Mantova con una sinergia e un progetto comune che speriamo possa proseguire nel tempo. E stiamo vivendo un momento veramente difficile a livello storico, soprattutto per i giovani, perché non abbiamo certezze, non abbiamo sicurezze, abbiamo tanti problemi, e penso che questi progetti possano aiutare a farci trovare una via per risolvere i nostri problemi, per realizzarci come persone, e come europei e come italiani e come persone. E una cosa molto importante di questo progetto è che stiamo lasciando del buon materiale alle generazioni future, perché penso che la democrazia giovanile sia il futuro. Les institutions, elles sont là et elles sont là pour nous, et que il faut essayer de les solliciter un maximum, et nous de nous bouger, de faire quelque chose, et c'est ça que m'a donné envie de faire le projet Raise Your Hand. Sicuramente di rivolgersi tranquillamente alle istituzioni nel momento in cui trovano un muro. Possono anche rivolgersi a un livello superiore, come in questo caso la provincia, e comunque anche il conflitto fa parte della dialettica, per cui se hanno delle buone ragioni e riescono ad aggregare dei giovani, possono anche fare delle battaglie per fare in modo che l'amministrazione apra le sue porte. E il consiglio è di insistere, di continuare a provare, di non demoralizzarsi, ma anche di essere il più concreti nell'approcciarsi ai politici, perché spesso il problema fondamentale è riuscire a dare gambe alle idee. Alors moi pour ma part personnellement ce que j'ai retenu de Left a Man de ce projet, c'est l'importance de créer un groupe pour avoir un peu plus d'impact face aux élus, parce que j'ai eu une mauvaise expérience personnelle après mon diplôme d'éducatrice, où j'ai proposé au maire de ma commune de m'investir avec des jeunes, et étant donné que j'étais seule, ça n'a pas fonctionné. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous nous sommes regroupés entre jeunes et nous avons collaboré avec le maire pour créer une association. Et là, du coup, on est un peu plus crédible. Apparemment, après avoir discuté avec Carole, donc des projets, oui, puisque d'abord déjà vous allez faire naître cette association, puisqu'elle n'existe pas. Et c'est grâce à la rencontre avec les Italiens que cette association va se créer. Chez eux, va se créer la même en parallèle. Donc c'est là où vous allez avoir une dynamique de rencontre. Et puis un projet de créer un local spécifique pour votre association, pour que ça puisse vivre, même dans une commune de 3000 habitants. Bisognerebbe fare sintesi, nel senso che tutti hanno un po' gli stessi problemi, e se anche sono diversi, bisogna capire che insieme si possono cambiare le cose, ognuno per suo conto non cambia nulla. Questo vale per i giovani, ma penso anche al mondo del lavoro. E abbiamo impostato l'Europa, ma dobbiamo anche impostare gli europei. Perfetto. Credo che nel momento in cui cerchiamo di cambiare il nostro mondo, di conseguenza cambiamo anche il mondo degli altri. E nel momento in cui siamo sulla strada giusta, stiamo facendo un percorso giusto, penso che il mondo non possiamo che cambiarlo in meglio. Magnifico, sublissimo, bellissimo! Un invito che mi sento di fare io, quindi, è questo: credo che le istituzioni siano bisogno di politici giovani in grado di, forse più capaci, forse più attenti, più portati a dialogare con i giovani. Vorrei ringraziare un po' tutti, penso, ma anche e soprattutto l'Europa, perché se un anno fa mi avevano chiesto e detto che sarei lì adesso a rispondere alle domande e a lavorare in Italia, non ci avrei mai creduto. E tutto è stato Left a Man, questo scambio, questa condivisione di esperienze, e la mia esperienza anche personale è stata cambiata dell'Europa. Thank you.
espérons que d'autres jeunes découvrent ce mouvement. On sera maman. Lève ta main. Raise your hand.